di essere qui oggi, perché questo avvenimento rappresenta un ponte fra qualcosa di un recente passato e qualcosa di un futuro, che è quello dei nostri giovani. Passo la parola al sindaco, e questa sera abbiamo ascoltato. Grazie, buonasera, benvenuti. Io ringrazio i presenti. E come diceva Gianni, questa è una manifestazione nuova, ma è una manifestazione intergenerazionale. Abbiamo messo insieme in questa occasione ragazzi che hanno conseguito il diploma di laurea nell'ultimo anno accademico, insieme a due insigni personalità del nostro paese, che ci fanno ritrovare l'orgoglio. Noi vogliamo combattere il sentimento dell'invidia, che purtroppo è qualcosa che è radicata, però ecco, vogliamo contrastarlo con il sentimento dell'appartenenza della nostra comunità. Io ricordo ragazzino, forse andavo alla scuola media, quando sentivo parlare che c'era un pilota dell'aeronautica che era nostro concittadino, quando lo raccontavo ai miei compagni di scuola, quando lo raccontavo a persone che non erano di Sant'Angelo, mi luccicavano gli occhi, era qualcosa che mi inorgogliva, che poi, che non conoscevo fisicamente, che sapevo appena dell'esistenza, però ecco, questo già mi dava una grande carica di orgoglio, del senso dell'appartenenza al mio paese. Lo raccontavo fuori con immenso piacere. E sto parlando ovviamente del generale Lenzo, che ha raggiunto livelli di eccellenza, perché il generale Lenzo è generale di squadra aerea. E ho guardato, me l'aveva suggerito prima anche lui quello che significava, nell'esercito di generale di corpo d'armata, lo voglio ancora esplicitare, sopra del generale Lenzo c'era il capo dell'aeronautica, il generale di squadra aerea con incarichi speciali, e sopra ancora c'era il capo di Stato Maggiore della Difesa, quindi in pratica il generale Lenzo era al terzo posto, poi ovviamente c'era il suo pari grado dell'esercito, il suo pari grado dei carabinieri, ma ecco, in quella gerarchia ha occupato uno dei primissimi posti del nostro paese, della nostra nazione. Questo è motivo di grande compiacimento e di grande orgoglio, come dicevo prima, per chi ha un'appartenenza. Ometto di leggere il curriculum, tra l'altro avendo superato il mezzo ho qualche difficoltà e non ho gli occhiali, quindi farei pure fatica a leggere. E poi abbiamo un'altra insigne personalità, che è il presidente Fazio. Io anche qui ricordo, non ho fatto nessuna ricerca, le cose che ricordo, che conoscevo la persona e conoscevo di vista il giudice Fazio, e il quale ad un certo punto sapevo che faceva il giudice e non di cosa si occupasse. Poi ho saputo che divenne presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Magistrati, quindi, come dire, io anche qui lo raccontavo a gente di fuori con una dose di orgoglio, come qualcosa che mi apparteneva, pur non avendo un rapporto amicale che poi ho avuto l'onore e il piacere di instaurare con il presidente Fazio e con la sua famiglia. Il presidente Fazio, entrato giovanissimo in magistratura, mi perdonerà perché anche di lui, meno di lui, non ho il curriculum pure di lui, però mi pare che è stato sostituto procuratore a Mestretta, è stato giudice a patti, è stato presidente del tribunale di Mestretta, presidente del tribunale dei patti, ha concluso la sua brillante carriera ricoprendo la massima carica della magistratura a livello di circoscrizione di Corte d'Appello, quindi primo presidente della Corte d'Appello di Messina. E questo anche per noi è stato sempre motivo di vanto e motivo di orgoglio, ma anche per la limpidezza, per la competenza che ha dimostrato, per la sua carriera ineccepibile, che ha ottenuto questi risultati sul campo e ovviamente per meriti che non sono per tutti. Allora, sì, facciamo la consegna, l'amministrazione ha voluto
fare un simbolo per i nostri due illustri concittadini, il Presidente Fazio e il Generale Lenzo, con la consegna di due targhe ricordo che riassumono un po' il pensiero delle cose che ho detto. La leggo così, le leggo tutte e due, c'è una piccolissima differenza: il compiacimento e l'orgoglio di Sant'Angelo al generale di squadra armata Antonino Lenzo, alto ufficiale dell'aeronautica militare, per gli eccellenti risultati professionali conseguiti. Ecco, gli consegniamo la targa. No, ci mancherebbe. Lo possiamo appoggiare loro, lo lasciamo qua, poi se lo prendiamo. Presidente Fazio. Presidente Fazio. Grazie tanto. Bene, io sono commosso naturalmente e grato all'amministrazione comunale e alla cittadinanza di Sant'Angelo che l'amministrazione rappresenta per questo riconoscimento. Non ci sei, il microfono. Come tutti sanno, io sono visceralmente legato a questo luogo. È un luogo da cui non mi sono mai allontanato, in cui torno sempre e torno a ritrovare ciò che più mi appartiene, a succhiare le radici, a dialogare con le ombre delle persone care, degli antenati di mio padre, di mia madre, che mi hanno lasciato una eredità, oltre che di affetti, anche di insegnamento. Di origine al luogo nativo, quello che si è ricevuto. Ed è anche questione di merito. Ecco, io ai giovani che saranno premiati da qui a poco vorrei lanciare questo messaggio: non fatevi ingannare, non date credito agli imbonitori, ai mestieranti. Il merito conta ed è il merito che fa la vita dell'individuo e anche della collettività a cui si appartiene. Quindi cercate di fare del merito il vostro patrimonio personale e rendetelo poi a questo luogo nativo, a questo luogo che ci ha dato i natali e in cui speriamo di poter concludere la nostra esistenza. Moltissimi auguri, complimenti a tutti quanti e viva Sant'Angelo! Io sarò breve perché non sono abituato alle lunghe e allora sarà molto sintetico e comincio con ringraziare intanto il giudice che volgesi a tutti noi ha voluto in particolare menzionare me e interpretare soprattutto con il giusto modo l'animo con cui io ho fatto qualche scappatella nella mia carriera salutando gli amici del mio paese. Ringrazio veramente di cuore per questo pensiero che il sindaco e il comitato e le altre persone hanno voluto dedicare a me, perché lo ricevo con gioia e con commozione. Con gioia e con commozione perché rappresenta non solo un riconoscimento, diciamo, personale, che già è un successo, ma praticamente esprime il consenso e l'approvazione dei concittadini nostri all'impegno che uno ha svolto durante tutta la sua vita, nel mio caso al servizio, diciamo, della nazione, avendo io servito come dipendente statale praticamente, l'opportunità di rinverdire e consolidare il rapporto con i miei concittadini. Grazie tanto. La parola all'assessore Gaglio. Io mi associo a ciò che ha detto il sindaco e volevo aggiungere che in qualità di assessore alla pubblica istruzione per me è un onore partecipare a questa premiazione
in cui riconosciamo delle personalità che si sono distinte nel mondo della cultura, dell'arte e anche nelle professioni questo riconoscimento. Ringrazio tutti gli intervenuti e prima di procedere alla premiazione vorrei ricordare che le borse di studio sono dedicate alla memoria di una persona che purtroppo è dipartita 4 anni fa, che ha lasciato un segno indelebile alla nostra comunità, una persona che è stata al servizio dei giovani e per i giovani. Voglio ricordare in questa sede con un applauso il professore Vincenzo Mondello. Vedo che la moglie tra i presenti, volevamo farle un omaggio floreale, signora Rosa. La dirigente dell'Istituto Comprensivo, la dottoressa Maria Ricciardello, a cui vanno i miei più calorosi ringraziamenti per la disponibilità, per l'abnegazione, per la presenza, per essere stata sempre in mezzo a noi. Vieni Melina, vieni, 4 attori. A nome mio e della comunità scolastica di Sant'Angelo ringraziamo l'amministrazione per questa targa e ringraziamo gli alunni. Vede, signor Sindaco, l'ascoltavo mentre mi prestavo ad entrare, io credo che qui a Sant'Angelo ci siano ancora tantissime eccellenze. Questa ragazza non solo ci ha dato soddisfazione per quanto riguarda le attività teatrali, ma questa alla mia destra, Ersilia Magistro, è una ragazzina sant'angiolese che ha studiato alla scuola media di Brole, ha avuto 10 lode ed è un fatto eccezionale. La mamma ha preso 10 anche alla prova in vano, premiate e valorizzate, grazie. Col premiare il dottor Caruso Pietro, laurea in lettere moderne con 110 lode, premia l'assessore Alberto Saitta. Bravo. Continuiamo con la laurea in pianoforte e jazz a Casella, dottor Casella Agostino. Facciamola accomodare e lo facciamo premiare per restare in campo musicale dal vice sindaco Dindaro Germanelli. Continuiamo con una laurea in architettura con 110 per Casella Michele. Premia il dirigente scolastico Maria Ricciardello. Continuiamo con una specialista. Continuiamo con una laurea specialistica in scienze tecniche delle attività motorie di completamento dopo la triennale che già è stato, questo ragazzo è stato premiato con 110 lode, adesso ha concluso con 110 lode anche la seconda fase ed è Guidara Vincenzo. Premia la signora Rosalia Nolfo. Continuiamo con Mondella Giuseppina, laurea con 110 lode in scenografia. Andiamo avanti con il dottor Pierpaolo Ricciardi, scienze della formazione con 110 lode. Premia il presidente della Corte d'Appello, dottor.
Infine concludiamo con una specialistica in scienze pedagogiche, con voto di 110 e lode alla signorina Scavo Francesca. Premia il sindaco. Per la conclusione lascio la parola al sindaco. Non vi annoverò, state tranquilli che sarò telegrafico, semplicemente per un ulteriore ringraziamento a quanti avete voluto partecipare a questa manifestazione. E ha detto bene il presidente Fazio che vale la pena, fa la differenza, e voglio essere grato alle famiglie che hanno sostenuto questi figli, perché senza la famiglia non sarebbe stato possibile. Si sopportano dei sacrifici economici, si sopportano, c'è uno stress incredibile per poter completare, e credo che sia una delle cose più belle che possano capitare nella vita. Anche fare il sindaco è una delle cose belle che capitano nella vita, però ecco, quella di avere un figlio che raggiunge il diploma di laurea e lo raggiunge con il massimo dei voti, penso che sia una delle cose veramente che lasciano il segno. Quindi l'appello che voglio fare è: fate qualche sacrificio per coloro i quali ancora devono completare, per coloro i quali dovranno intraprendere una carriera professionale. Spero che, e ve lo auguro di cuore, che questi titoli possano portare gratificazione a ciò che sperano i vostri cuori, perché possiate realizzarvi professionalmente, perché non penso che possano restare o che debbano restare una scatola vuota o solo un simbolo. Ecco, poi dovrà costruirsi un percorso, che è il percorso della vita, il percorso della professione, il percorso delle realizzazioni. Grazie.